partita che chiude la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A dallo Stadium. Buonasera da Daniele Fortuna e da Stefano Tallia, Radio Cronaca di Juventus Udinese, l'assistenza tecnica è di Davide Cirimele, i giocatori che si salutano in mezzo al campo. Partita delicata per la Juventus, per l'Udinese, la Juventus al primo vero passaggio a vuoto di una stagione comunque finora largamente positiva. Le cose però sono cambiate anche dal punto di vista della convinzione dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter, ma prima era arrivato sempre qui in casa il pareggio con l'Empoli, anche a causa dell'espulsione di Milik che oggi ritrova la maglia titolare, complice anche l'assenza per infortunio di Vlahovic, premiato però come miglior giocatore del mese prima della partita, assenza per un affaticamento muscolare, nulla di grave. C'è anche Chiesa come titolare. Dall'altra parte l'Udinese adesso si ritrova al terz'ultimo posto della classifica, agganciata anche dalla Verona, la squadra allenata da Cioffi, allenatori a proposito Massimiliano Allegri, premiato dal presidente della Juventus prima dell'inizio della partita per la sua panchina numero 405 con la Juventus, come un altro grandissimo Marcello Lippi. Davanti resta soltanto Giovanni Trapattoni, quasi irraggiungibile, mai dire mai. Tante cose da dire in questo inizio della partita, a parte la celebrazione di campioni del recente e meno recente passato della Juventus, salutati con affetto dal pubblico, Camoranesi e anche Pepe, e poi nella Juventus, sempre per le statistiche, per i numeri, Alex Sandro stasera arriva alle 320 partite con la maglia bianconera, raggiunge Trezeguet, sono secondi soltanto a Pavel Nedved. Pallone allontanato dalla difesa dell'Udinese, ancora Juventus che prova ad attaccare con Cambiaso che tocca e sulla linea salva un giocatore dell'Udinese. Occasione, la prima della partita a favore della Juventus che resta lì ancora in una zona offensiva, prova a partire, prova a scattare, Chiesa chiuso, raddoppiato, arriva in aiuto anche il numero 22 UEA, e ancora Chiesa che va a cercare la conclusione a terra. Okoye, convincente però qui la Juventus che per due volte è andata alla conclusione, l'Udinese si è salvata. Chiesa, altro cross sulla portiere, ma qui più pericoloso con Milik che si butta sul pallone. Okoye arriva in anticipo, Milik resta a terra, contatto tra i due e certamente controllo al VAR, però forse Milik arriva in anticipo e poi con i pugni Okoye va direttamente su Milik. Questa è una situazione assolutamente da rivedere, ma intanto però c'è già il pallone sulla bandierina di sinistra con Chiesa pronto a battere il calcio d'angolo. È calcio d'angolo, dunque controllo che insomma non ha dato esito. La Juventus ha protestato però nemmeno con una particolare convinzione. È un calcio di punizione da lontano con il pallone molto vicino alla linea laterale di destra, e dunque si andrà a un cross, altro cross nell'area di rigore della Juventus con due giocatori sul pallone. Samardzic, lui con il sinistro, il colpo di testa e poi arriva la rete dell'Udinese dopo la ribattuta della difesa, è arrivata la rete con Giannetti, ha segnato l'argentino a sorpresa, Udinese in vantaggio. Però questi cross si stavano dimostrando sempre un pericolo per la Juventus, in questo caso la difesa non ha coperto bene, è arrivata una prima ribattuta sul calcio di punizione velenoso da parte di Samardzic a vuoto, due giocatori della Juventus, poi Alessandro che di fatto rimette il pallone lì per il sinistro di Giannetti, male qui tutta la difesa della Juventus, Giannetti appena arrivato nel mercato
mercato invernale, l'argentino va a segnare il suo primo gol in Serie A e con la maglia dell'Udinese, e lo fa allo Stadium. Udinese pericolosa sui calci piazzati, e del resto questa è una delle armi che sono state a questo punto più sfruttate dalla squadra di Cioffi. Nella circostanza però non è possibile non sottolineare la distrazione della difesa bianconera, in particolare di Alexandro, molto molle nel rilanciare il pallone, non è riuscito a, diciamo così, a respingere, lo ha appoggiato sostanzialmente sui piedi di Giannetti, che poi non ha avuto difficoltà a mettere la palla in porta e quindi alle spalle di Szczęsny, che nel frattempo si era proteso immaginando, diciamo così, una conclusione alla sua destra. Quindi Udinese in vantaggio, merito di una palla da fermo, e partita che si fa ancora più in salita per la Juve, che già faticava a trovare spazi nella compattissima difesa friulana. Tutto il tempo però per rimontare la Juventus, perché siamo soltanto al 26esimo del primo tempo e l'Udinese è appena passata in vantaggio, conduce per 1-0 grazie al gol segnato da Lautaro Giannetti. Chiesa con l'esterno per Cambiaso, un dribbling, area di rigore, la conclusione, Milik, pallone che termina largo rispetto alla porta di Okoye, qui ha cercato la conclusione Cambiaso, tutto bene anche il dribbling in velocità, quello è un tiro, Milik si ritrova lì sulla traiettoria, è anche sfortunato Milik, così come è sfortunata la Juventus, perché non riesce a toccare il pallone dritto per dritto, e cioè in rete, pallone che schizza via lontano rispetto alla porta di Okoye. Bremer con il sinistro, poi sulla destra in avanti per Rabiot, a spazio, accelera, conclusione Okoye, imperfetto, non trattiene il pallone per sua fortuna, per fortuna dell'Udinese, finisce tra i piedi di Zemura, va Tofen, la barriera folta, Tofen, conclusione larga, con Szczęsny comunque in controllo, è andato lì a sorvegliare che il pallone terminasse fuori, pericolo comunque, e adesso un po' in confusione la Juventus. Bremer, cerchio di centrocampo con il brasiliano che sale adesso con la destra, Alexandro riesce a controllare il pallone, poi in mezzo, colpo di testa, e Okoye si salva, resta lì sulla linea, si ritrova il pallone che si impenna e scavalca la traversa, Milik è andato lì, pronto alla deviazione, colpito bene, conclusione potente ma centrale, Okoye si è ritrovato lì il pallone, forse anche chiuso gli occhi con questa pallonata che stava per arrivare addosso al portiere dell'Udinese. Eisibue poi in mezzo, ancora Eisibue largo in area di rigore, va al cross basso e sbaglia tutto, ma poi Zemura ruba il pallone, Lovric, conclusione altissima in mezzo alla curva bianconera, qui occasione sciupata dall'Udinese con la Juventus in difficoltà, un'altra azione offensiva della Juve con McKennie, prova ad andare in dribbling, poi Cambiaso, Zemura respinge, si oppone anche con il corpo l'Udinese a questi attacchi della Juventus, e ora è Luca a tenere il pallone proprio di fisico, bravissimo qui Bremer nell'anticipo a recuperare, poi McKennie, poi la Juventus che va sulla tre quarti, che può attaccare, c'è spazio, c'è la corsa di Rabiot prepotente, cross in mezzo, conclusione, il tocco con un braccio da parte di un giocatore dell'Udinese, questo chiedono i giocatori della Juventus e anche i tifosi, lo ha mimato Milik che era andato lì in scivolata, il pallone intanto è stato allontanato dall'area di rigore dell'Udinese, proteste anche dalla panchina della Juventus, insomma azione da rivedere, Milik qui è andato in anticipo, sono andati in due a chiudere Giannetti e Perez, la coppia argentina, e forse Perez cadendo in scivolata, beh sì, forse anche Giannetti tiene il pallone lì con il braccio, mi sembra piuttosto evidente il tocco di Giannetti, proteste, ma si gioca, episodi da rivedere, quello, l'uscita di Okoye su Milik nel primo tempo, e adesso questo tocco con il braccio in scivolata di Giannetti, l'autore del gol nell'area dell'Udinese, va Chiesa sul secondo palo, pallone altissimo, poi arriva Milik che arriva alla rete della Juventus, il pareggio di Arek Milik, ma attenzione, segnalazione da parte dell'arbitro, dunque gol annullato, gol da rivedere, vediamo
vediamo quello che è successo. È stato anche l'intervento del primo assistente dell'arbitro, gol annullato, l'Udinese resta in vantaggio, tanti episodi da rivedere, gol annullato alla Juve, l'Udinese resta in vantaggio per 1-0. La palla calciata da Federico Chiesa sul calcio d'angolo è uscita dal campo nella sua traiettoria e quindi questo avrebbe determinato l'allungamento. Cambiato per la Juve, prova ad accentrarsi, poi il cross sul secondo palo, Ildiz coglie, riesce a tenere il pallone lì, ma Ildiz con un taglio prepotente in diagonale non è riuscito a trovare il tempo per deviare lì sotto porta. Okoye ha tenuto bene la posizione, si è ritrovato il pallone, l'ha fatto rimbalzare sul campo prima di bloccarlo. Bailing Junior, rimessa laterale per la Juventus che deve sbrigarsi, piegato sulle ginocchia Allegri a urlare ancora qualche cosa verso i propri giocatori, anticipo perfetto a centrocampo da parte di Christensen dell'Udinese, poi Samardžić per Lovric che va a cercare la conclusione alta sulla traversa, ha cercato di sorprendere Szczęsny che ha già battuto, la rimessa dal fondo forse è l'ultima possibilità questa davvero per la squadra di Allegri che deve accelerare, che è uscito molto oltre rispetto all'area tecnica. Ildiz prova ad andare via, sbaglia e c'è la possibilità di andare in contropiede per l'Udinese. Cioffi è lì che freme vicino alla panchina, contropiede che si interrompe fallosamente. Questa potrebbe essere veramente l'azione che segna la vittoria dell'Udinese. Ildiz è andato a colpire, a cercare di interrompere fallosamente il contropiede di Perez, eccellente anche la partita dell'altro argentino, un argentino però protagonista su tutti finora, Lautaro Giannetti, l'autore del gol al 25esimo del primo tempo che permette all'Udinese di essere in vantaggio qui allo Stadium per 1-0. Udinese che tiene questo pallone vicino alla bandierina del calcio d'angolo, vuole guadagnare altri secondi, non ci riesce, ci sarà semplice rimessa dal fondo, gli ultimi 20 secondi del recupero, a meno che non ne venga accordato altro dall'arbitro Abisso, ma il pallone è lontano dall'area di rigore dell'Udinese, lo deve spingere in avanti in fretta Rabiot con il sinistro quasi senza pensarci, Cerri anticipato, finisce qui in piedi è la panchina dell'Udinese, Cioffi pugni al cielo e fischi dei tifosi bianconeri juventini. La Juventus perde in casa per la prima volta in questa stagione, per la terza volta complessivamente, momento peggiore della stagione per la squadra di Allegri. L'Udinese vince 1-0 grazie al gol assegnato da Lautaro Giannetti al 25esimo del primo tempo. E possiamo dire che l'Udinese abbia vinto meritatamente questa partita, si è difesa con grande ordine per tutti i 90 minuti, ma non si è limitata al gol. Arrivato al 25esimo del primo tempo, nella prima parte della gara i frullani hanno avuto anche altre occasioni, in particolare una punizione di Toven, la Juve ha sprecato molto nella prima frazione, però poi si è spenta nel secondo tempo, ha esercitato un dominio territoriale piuttosto sterile nei secondi 45 minuti che non ha portato ad alcuna occasione e c'è trionfata per un gol annullato a Milik al 15esimo, ma la traiettoria sul calcio d'angolo di Federico Chiesa nella quale era partita l'azione era finita all'esterno del campo e insomma è quindi giusta la decisione dell'arbitro di annullarlo. Juve davvero in un periodo delicato della sua stagione. A 53 punti la Juventus, l'Inter è andata via, forse questa giornata può segnare qualche cosa nella storia di questo campionato 2023-2024. Dall'altra parte in basso, salto in alto dell'Udinese che scavalca Empoli e Sassuolo, lascia il terzultimo posto al Verona, Udinese a 22 punti, Udinese che ripeto ha battuto la Juventus per 1-0 grazie al gol segnato da Giannetti al 25esimo del primo tempo, grazie a Stefano Taglia per i suoi interventi, a Davide Cirimele per l'assistenza tecnica, Lina a Roma.